stiamo effettuando un'attività di protezione ravvicinata a favore di un convoglio formato da 3 mercantili. Sono italiano, delle isole Marshall e maltese. Fino ad oggi sono state scortate 24 navi per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso. Ecco i leoni del San Marco, del secondo reggimento. Siamo qui a bordo del Duilio per aumentarne l'autodifesa e per contrastare minacce asimmetriche. Potrebbero essere ad esempio barchini veloci che vengono dritti a puntare contro di noi. La plancia, barchino sul lato sinistro, stiamo investigando. Questa è una segnalazione appena ricevuta. Era di uno skiff, un natante di piccole dimensioni, però era a scalare a poppa un miglio, quindi nulla di preoccupante. Abbiamo una traccia aerea in avvicinamento. Sì, affermativo, comandante, adesso gliela passo alla plancia. Questo è il cuore pulsante operativo della nave. Da qui siamo in grado di comprendere quali bersagli aerei di superficie sono presenti attorno all'unità navale. Nel caso in cui rappresentino una minaccia, siamo in grado di capire attraverso i nostri operatori quale azione di difesa è meglio mettere in atto per l'unità, che ha a disposizione a bordo sia impianti di artiglieria che sistemi missilistici. E adesso scendiamo nel deposito dove ci sono i missili. Qui è dove abbiamo i nostri missili, gli Aster 15 e Aster 30, che utilizziamo per la difesa aerea della nave. Nel novembre 2023 gran parte del traffico passava attraverso traffico commerciale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Questo è gennaio 2024, vediamo che gran parte del traffico invece adesso qui si è spostato passando a sud dell'Africa.